Ciao, benvenuti a una nuova puntata del Fantamagus Week News. Questa settimana, come vedete, siamo tornati tutti e tre, perché settimana scorsa c'era stato Santo Andrea. Anzi, Andrea, ti ringraziamo perché purtroppo sia io che Max abbiamo avuto degli impegni improvvisi alla fine ed è rimasto solo Soletto a fare la puntata. Il mio Quindi, colpo di stato è durato ben poco, purtroppo. sì, comunque sei stato bravissimo. Bene, allora questa settimana partiamo direttamente con le novità. Allora, vi presenterò una novità Gaeton Games che si chiama Foxy. È un gioco che va dagli 8 anni in su, per 1-5 giocatori e ha una durata di 15 minuti. In cosa consiste questo gioco? Allora, abbiamo una serie di carte, che sono queste all'interno, dove sono raffigurati, come vedete, degli animali. Qua per esempio abbiamo un delfino. Oppure ci sono delle carte dove c'è il gattino, il polipo, piuttosto che la sola gallina, piuttosto che magari la gallina e il maiale, andiamo avanti così. Quindi, come vedete, sulle carte ci sono rappresentate sostanzialmente sempre o uno o più animali. In cosa consiste questo? Ah, un'altra cosa che non vi ho detto, c'è anche la carta Foxy. Allora, il gioco dura 20 turni, dura. Quindi di queste carte ne peschiamo 19 a caso, le mischiamo e ci aggiungiamo anche la volpe. Cosa succede? Allora, un primo giocatore gira la carta e si vede sostanzialmente quali sono gli animali rappresentati. Quando poi si fa una stima. Dopodiché, come funziona la stima? Praticamente si fa la somma degli animali che si sono visti anche precedentemente. Quindi nel secondo turno. Cosa succede? Quando si gira la carta che va a sovrapporsi sulla quella precedente, dobbiamo ricordarci quali animali erano usciti prima con quelli che ci sono adesso e fare una stima. Quindi, se per esempio c'erano due gatti e c'erano anche nell'altra c'era la gallina, tanto per dire, e allora ce ne sono due, devo fare 2 più 2, 4. Quindi sulla mia cartellina, io ho a disposizione questa cartellina che è divisa a turni e un pennarello cancellabile e dovrò segnare appunto questo numero. Ok. Se penso che il numero sia giusto, potrò cerchiarlo e fare una stima perfetta. Lo potremo fare soltanto una volta durante la partita, perché poi quando ci sarà il conteggio, questa casella cerchiata ci darà il doppio dei punti, sempre che la stima sia corretta. Andando avanti così. Cosa accade? Che appunto gli animali aumenteranno e dovremo continuamente ricordarci quali animali erano usciti e quindi continuare a fare queste somme, queste stime. Fino a quando invece uscirà la volpe e la volpe invece dovremo fare il contrario, quindi segnare quegli animali che non erano usciti precedentemente, ok? Che quindi non c'erano, non vengono, non li abbiamo visti più volte, ok? La partita funziona così: quando finiscono le carte, noi ci ritroveremo con la nostra cartellina completa con tutta una serie di numeri. A questo punto incomincia la verifica. Quindi gireremo una carta, abbiamo un'altra tabellina che è questa, e andremo a mettere delle X per ogni animale che abbiamo trovato, quante volte l'abbiamo trovato nei vari turni. A quel punto, come si assegnano i punti? Coloro che a ogni turno hanno fatto una stima che è uguale o minore, quindi a volte è meglio mettere un numero inferiore rispetto che un numero maggiore, potremo segnare sulla nostra tabellina i punti che abbiamo messo. Quindi, se io ho messo 4 e gli animali erano 5, segnerò 4. Ok? Nel caso invece ho fatto una stima eccessiva, non prenderò nessun punto. Si fa praticamente la somma di tutti i vari turni fino appunto arrivare al 20esimo, compreso quello famoso della volpe, o nel caso del cerchiolino che vi ho detto che appunto era la stima perfetta, quella vale il doppio dei punti. E quindi alla fine chi ha avuto più memoria, più colpo d'occhio e quindi ha fatto delle stime che comunque non sono mai andate a sforare in ogni turno, sarà probabilmente il vincitore. Bene, questo è Foxy di Gaeton Games. Quindi io passerei la parola a Max con le novità di MS, giusto Max? Sì, io vi parlo delle novità di MS. Allora, la novità più importante, sicuramente più attesa, è Oath. Eccolo qua, questo scatolone enorme. Oath, Cronache di Esuli e Sovrani è il titolo completo del gioco. Allora, di cosa si tratta? Allora, ragazzi, questo è un titolo abbastanza unico un po' nel suo genere, ma come dall'altra parte, secondo me, è proprio abitudine di quest'autore, che per chi un po' ha buttato l'occhio,
e si capisce, secondo me aiuta anche dal fatto che anche l'illustratore è rimasto lo stesso, è dei praticamente il gioco è dei genitori di Ruth, ok, stesso autore, disegnatore, illustratore e casa editrice, per cui capiamo un attimino dove andiamo a parlare. Si tratta di un gioco che va da 1 a 6 giocatori, età consigliata è dai 10 anni in su, anche se il gioco in realtà ha tante meccaniche dentro, cioè è un 10-10 più un po' ottimista secondo me. Comunque partita dura dall'oretta fino alle 2 ore e mezza circa, dipende un po' dal numero di giocatori. Cosa dobbiamo fare in questo gioco? Allora, innanzitutto il gioco ha una particolarità, che è un gioco che si sviluppa su una cronaca che potenzialmente può essere anche infinita. Ok, detto così suona strano, però questo vuol dire che le partite tra di loro si concatenano in qualche modo, cioè alcune cose che faremo all'interno di una partita ce le porteremo dentro, ce le porteremo avanti per le partite successive. Tutto questo però senza che il gioco sia un gioco legacy da un lato, ok, e dall'altro vi permetterà comunque di giocarlo tra una partita e l'altra anche con giocatori diversi, quindi non vi legherà nel numero dei giocatori. Cioè, so che questa è una roba strana, però effettivamente l'autore ha studiato un meccanismo che ci permette di fare questo perché c'è questo collegamento, perché il gioco vuole simulare la storia di questo regno, il regno di Oth. Un regno che è abbastanza turbolento, diciamo così, è praticamente dominato da un oscuro cancelliere, ok? Cioè, quindi un giocatore in ogni partita dovrà assumere il ruolo del cancelliere, che è il sovrano attuale, diciamo, del regno, che avrà a disposizione servitori, eserciti, eccetera. E dopodiché gli altri giocatori potranno interpretare o dei cittadini, ok, degli altri personaggi, comunque cittadini, che quindi saranno quantomeno formalmente alleati del cancelliere, anche se potranno poi tramare comunque, perché il gioco è pieno di tradimenti, segreti, intrighi, corruzione, c'è un po' di tutto nel gioco. Oppure potranno partire addirittura direttamente come degli esuli, da qui il nome e il titolo del gioco. Ovviamente ognuna delle due condizioni gli garantisce delle, diciamo, abilità di partenza e delle possibilità di condurre poi una partita in maniera differente. Lo scopo dei vari giocatori sarà in ogni caso, vabbè, quello del cancelliere ovviamente, quello di mantenere il suo potere e di consolidarlo fino alla fine della partita, e lo scopo invece degli altri giocatori sarà quello di tramare e spodestare il cancelliere. Il cancelliere può essere spodestato in diverse maniere e fondamentalmente in realtà come su quale piano questa partita poi si svolgerà lo sceglie il cancelliere stesso, che potrebbe per esempio decidere che il suo dominio si basa sul controllo e la paura, per cui in questo caso gli altri giocatori lo spodesteranno semplicemente conquistando più territori, cioè praticamente proprio prendendo il potere in più territori. Oppure potrebbe anche optare su strategie differenti per mantenere il potere, allora a quel punto i giocatori lo dovranno sfidare su questioni differenti. Nella partita ci sono vari elementi, come appunto vedete dadi, perché ci sono dei combattimenti, ci sono appunto gli eserciti, ci sono varie zone, ci sono i cittadini che possono allearsi, schierarsi con le varie fazioni. Insomma, è un gioco veramente molto ricco, è un gioco che mette insieme svariate meccaniche, come avete capito, controllo territorio, ma anche politica e tradimenti, e alleanze variabili durante la partita. Insomma, c'è veramente un po' di tutto in questo gioco ed è molto carino. E il gioco si svolge con appunto l'idea, c'era cioè l'idea di questa cronaca, perché poi all'interno del gioco c'è praticamente la possibilità di che qualcuno alla fine narri la storia
e tenga traccia di tutte queste, di tutte le partite che vengono giocate all'interno del proprio regno di Hoth, per narrare le vicende dei vari cancellieri che dei vari tradimenti, alleanze e cancellieri che si succederanno durante le varie partite, via via che lo giocherete, potete arricchire la storia del vostro personale Hoth, del vostro personale regno di Hoth. È veramente un giocone, come avete capito, tantissimo materiale, ha già delle ottime recensioni, è un gioco molto duttile, molto particolare. Secondo me, se avete amato Loot, se vi piacciono i giochi comunque di conquista, magia, intrighi, sotterfugi, eccetera, così, è un gioco asimmetrico, come avete capito, cioè. Se vi piace questo genere di giochi, sicuramente con Hoth vi portate a casa un titolo che è davvero imperdibile. Ok. Allora, questo era sicuramente il titolo più importante, insomma, ce la lasciamo qua da parte, in arrivo da MS Edizioni. Io faccio una breve rassegna anche su degli altri tre titoli, invece. Per quanto riguarda il gioco di ruolo, di cui comunque vi avevamo già parlato, vi aveva già parlato anche Andrea Mazzorani quando era venuto ospite, quindi io ve li faccio vedere molto velocemente. Allora, innanzitutto, se vi ricordate, avevamo parlato di Greenhawks, il gioco per, diciamo, i giocatori di ruolo di una certa età. No, vabbè, scherzo. E sono uscite gli scenari in versione brochure di cui ci parlava Andrea. Eccoli qua, sono tre scenari, vedete, in questo formato volantino, molto carini, super economici, quindi se avete preso Greenhawks, lo avete amato, recuperatevi anche i tre piccoli scenari. Poi arrivano altri due titoli molto belli, molto curati, guardate che bella confezione. Arriva Broken Tales, che era il gioco di ruolo, se vi ricordate, di cui avevamo parlato, in cui i cattivi, praticamente la storia, in realtà sono diventati buoni attraverso il desiderio di un bambino che è stato espresso, e a questo punto c'è tutto un sovvertimento del mondo e noi ci ritroveremo praticamente ai servizi di una, del Papa sostanzialmente, per cercare di risolvere, di rimettere tutto quanto in ordine intorno a questo mondo pazzo. È incredibile, in cui i cattivi delle favole in realtà sono diventati buoni della storia. È un gioco veramente molto particolare, con delle atmosfere sicuramente insolite. L'ultimo titolo invece è questo qua, Farsight, che è un vero e proprio gioco di ruolo a tema fantascientifico. Ok, come se siete appassionati di questo genere, sapete, non ce ne sono tanti di giochi di ruolo a tema veramente fantascientifico, in commercio. Questo sembra molto interessante, utilizza un sistema di gioco che è derivato da quello della quinta edizione, però non è un attenzione, non è un manuale di ambientazione, per cui dovete avere anche il manuale del giocatore di Dungeons & Dragons, ma ha un regolamento ispirato, diciamo, alla quinta edizione, poi però rielaborato per essere utilizzato proprio con questa ambientazione fantascientifica. Secondo me effettivamente serviva, perché cioè, applicare proprio il regolamento di quinta a un mondo fantascientifico, forse c'erano troppe cose poi da a cui mettere mani. E oltre al manuale base c'è anche questo mazzettino di carte, sono 50 carte edge che servono proprio appunto per il sistema di gioco pensato per Farsight. Ok, questo è tutto per quanto riguarda MS Edizioni, e io passerei la parola ad Andrea, che finisce di parlarci delle novità dei giochi di ruolo, giusto Andrea? Giustissimo Max, rimango nel campo dei giochi di ruolo e vi presento questa novità di Weird Edizioni, che è Forbidden Lands. Eccolo qua, questo è il cofanetto, diciamo, che contiene i due manuali, le schede dei personaggi e la mappa, che vi permette subito di entrare nel mondo di Forbidden Lands. Questo è un gioco di ruolo dal sapore molto old school essentials, diciamo così, però naturalmente con un sistema di gioco differente e anche un'ambientazione decisamente differente. Il gusto di old school deriva dal fatto che c'è una premessa molto semplice, diciamo molto lineare,
ma tutto lo svolgimento del gioco può essere estremamente libero, molto, molto narrativo. Puoi affrontare il gioco in mille modi diversi, esplorazione, avventura, qualsiasi cosa. La premessa è in realtà piuttosto semplice, perché c'è questo regno praticamente che viene chiamato praticamente le Lande Proibite, dove un mago potentissimo ne ha fatto proprio il suo dominio e ha cominciato a spargere per queste terre questa nebbia pericolosissima dalla quale escono demoni, mostri, problemi, cioè tutte queste Forbidden Lands appunto diventano dei luoghi inaccessibili per chiunque, cioè pericolosissimi, non si può entrare, altrimenti ci si rischia di essere avvolti da questa nebbia, essere trasportati in mondi orrendi dove succedono cose ovviamente tutte meste e pericolose. Da questo secolo or sono, adesso sembra che le nebbie si siano completamente ritirate, e a questo punto, diciamo, come un po' come sai, gatti curiosi, no? Che vanno a vedere cosa sta succedendo, tutti i regni che cercavano di tenere a bada questa nebbia, queste terre pericolosissime, dicono: boh, ma adesso non c'è più la nebbia, che si fa? Andiamo a vedere cosa è successo all'interno delle Forbidden Lands. Ecco perché questa è una premessa molto lineare, ma i giocatori possono essere chiunque, dagli eroi che vogliono andare a vedere se c'è ancora del male in queste terre proibite, a semplicemente esploratori che vogliono semplicemente vedere cosa è successo all'interno di queste lande, oppure anche predoni, contrabbandieri che vogliono entrare, prendere i tesori che sono rimasti magari da qualche civiltà perduta all'interno di queste lande e portarle all'esterno. Il sistema di gioco è, intanto all'interno della confezione trovate le schede dei personaggi, la mappa delle Forbidden Lands, questo è il manuale del Demiurgo, che praticamente è una sorta di manuale del Master, che però comunque sono fatti molto molto bene, sono brossurati, hanno delle illustrazioni che ricordano moltissimo, secondo me, Old School Essentials o comunque D&D prime edizioni, eccetera. Questo è il manuale del giocatore, e vedete che è veramente un prodotto molto molto valido. E quindi il sistema di gioco in realtà è quello dadi da 6 con il sistema di pushing, un po' come Coriolis, se avete già giocato a un gioco di ruolo con il sistema simile. Ma la cosa divertentissima secondo me, o comunque una cosa molto impegnativa naturalmente per il Game Master, ma estremamente remunerativa, è il fatto che tutte le sessioni di Forbidden Lands serviranno a costruire la storia, la lore di queste lande proibite. Ogni volta che voi finirete un dungeon, affronterete un mostro mitico, scoprirete tesori antichi o scoprirete segreti passati, avrete un pezzo praticamente di questa storia, di queste lande proibite, e contribuirete naturalmente a formarne la lore. Quindi un altro bellissimo gioco di ruolo con una narrativa molto profonda e molto bella da fare insieme naturalmente. In più ci sono anche altri due prodotti, sempre legati a Forbidden Lands, lo schermo del Game Master e anche il set di dadi, quello specifico per Forbidden Lands, eccolo qua. Comunque dentro trovate tutti i dadi da 6, che il sistema praticamente si fonda su quelli, e alcuni dadi, quelli invece un paio di dadi, da uno da 8, uno da 10, uno da 12, che servono più che altro per l'equipaggiamento. Comunque, bellissimo gioco di ruolo, bellissima novità da Weird Edizioni. Io poi continuo con le novità della settimana, ritornando un pochettino indietro sui giochi da tavolo, e vi presento un family game che si chiama Evergreen, ci arriva da Genos Games. Allora, Evergreen è un gioco che va da 1 a 4 giocatori, il tempo di gioco è dato da circa 45 minuti, e l'età consigliata è dagli 8 in su. È proprio un family. All'interno di questo Evergreen praticamente è un gioco strategico, dove noi avremo il nostro scopo sarà quello di creare il pianeta più green, quindi avere il pianeta, diciamo, dove le piante crescono rigogliose, e quindi avere alla fine della partita il pianeta più lussureggiante, no? Quello con più specie di alberi, più alti e più rigogliosi possibili, in modo da vincere la partita. Ogni albero ci darà naturalmente un quantitativo di punti vittoria particolare, e anche ci sarà anche un sistema di punti vittoria in base a un sole che gira sulla nostra plancia,
i nostri alberi colpiti dal sole, cioè quelli che hanno la luce diretta del sole, daranno più punti vittoria. Il gioco si fonda su 4 stagioni, dove alla fine, cioè ogni stagione avrà sempre meno punti azione, quindi ci sarà sempre meno cose da fare. Arrivati all'ultima stagione saranno molto più importanti le azioni che i giocatori effettueranno. Tutte le stagioni iniziano tra l'altro con un turno di draft, dove si drafteranno delle carte che rappresentano i nostri biomi. Ogni pianeta sono praticamente quasi identici, però hanno questi biomi che si dividono: la tundra, la zona desertica, la zona di tropici, eccetera. Tutti queste carte bioma, che avranno comunque un effetto durante la partita, quando noi draftiamo la carta bioma, noi potremo agire soltanto su quel bioma, quindi potremo aggiungere i nostri, piantare i nostri alberi e farli crescere soltanto nel bioma che avremo scelto come draft. Però una valenza molto molto alta ce l'hanno anche le carte che non sceglieremo, perché invece quelle non scelte dai giocatori andranno a comporre, diciamo, una sorta di punti vittoria finale. Quindi attenzione, perché ogni bioma che non verrà scelto per più turni consecutivi diventerà molto ambito alla fine della partita. Naturalmente alla fine della partita si conteranno i punti per tutti gli alberi, per gli alberi più rigogliosi cresciuti completamente in ogni bioma che noi controlliamo, e ci verranno dati dei punti addizionali per quelli che riceveranno la luce diretta del sole. Ovviamente alla fine delle 4 stagioni il giocatore che avrà fatto più punti vittoria sarà dichiarato il vincitore. Un altro bellissimo gioco family, secondo me, adatto praticamente a tutti, è un bel gioco strategico per inserire anche i più giovani in un gioco da tavolo comunque molto dinamico. Poi concludo con due novità che invece ci arrivano da Asmodee, e sono, diciamo, una novità junior, perché abbiamo Mysterium Kids, il tesoro di Capitan Boo. E si tratta di un gioco di uno spin-off, diciamo, di una versione junior del famosissimo Mysterium, quello dove il giocatore fantasma doveva guidare i nostri medium tramite queste carte bellissime, illustrate magnificamente, tipo Dixit, e doveva cercare di guidarli verso la risoluzione del mistero della sua morte. Okay? Mentre qui in Mysterium Kids le meccaniche sono, diciamo, un po' ridotte, per naturalmente fare in modo che i più piccoli possano parteciparvi. È dato da 2 a 6 giocatori, naturalmente, credo dai 6 anni in su, se non mi ricordo male, adesso do un'occhiata, 6 anni in su esattamente, e praticamente si tratta di un Mysterium, naturalmente, dove i giocatori fanno la parte di questi eroi, praticamente, di questi ragazzi che hanno deciso di dormire all'interno di una casa infestata, dove però si narra ci sia un grandissimo tesoro. Loro affrontano la loro paura di questi fantasmi orrendi e cercano il tesoro per un sacco di tempo, ma non lo trovano. Ad un certo punto arriva il giocatore che interpreterà il fantasma, il famoso Capitan Boo, che dovrà fargli capire tramite, lui non parla molto, è un fantasma che non ama parlare, ma è bravissimo a suonare il tamburello. Quindi praticamente all'interno della confezione troverete un tamburello, il giocatore che fa la parte del fantasma dovrà, tramite i vari suoni che si possono emettere tramite questo tamburello, dovrà guidare gli altri giocatori verso degli oggetti. La sequenza degli oggetti naturalmente cambierà di partita in partita, ogni volta che i giocatori azzeccheranno l'oggetto giusto si avvicineranno sempre di più al tesoro della casa infestata. Ovviamente è un gioco collaborativo, esattamente con Mysterium: se i giocatori troveranno il tesoro avranno vinto tutti, se non lo troveranno avranno perso male. Bene, allora, questa era la novità Kids, e poi abbiamo anche un'altra novità sempre da Asmodee, si tratta di Effetto Mandria. Questo invece è proprio un party game dato dai 4 ai 10 giocatori, naturalmente, e della durata di circa 20 minuti più o meno, e è dato dai 10 anni in su, anche perché le dinamiche sono veramente molto semplici. Praticamente è un party game dove si girerà una carta che ci dice una scelta, di solito tra due opzioni, oppure anche una scelta libera, che sono leggermente più difficili. Il nostro scopo come giocatori sarà rispondere su questi quesiti, cercando di
adeguarci alla massa, cioè cercando di rispondere come ha risposto la maggioranza. Ecco come funziona l'effetto Mandria, no? Vi faccio un esempio: preferireste avere delle braccia o delle gambe bioniche? Oddio, questa magari è un po' più difficile. Voi cosa rispondereste, ragazzi? Io direi braccia tendenzialmente, poi anch'io, non so voi. Anch'io sto pensando braccia. Max? Sì, sì. Oh, allora, noi in questo caso noi avremmo fatto tutti il punto mucca, cioè ci verrà consegnato il punto mucca, e perché ci siamo uniformati alla massa, no? Diciamo così. Se mettiamo io avessi risposto invece gambe, non avrei ricevuto nessun punto mucca e avrei ricevuto la mucca rosa. La mucca rosa è un problema, perché se sei l'unico giocatore che ha risposto fuori diciamo dal coro, ricevi questa mucca rosa, che è un problema perché non ti fa valere nulla, cioè tu sei a zero punti, qualunque numero di mucche tu abbia, fino a che non te ne liberi. Quindi deve essere qualcun altro giocatore, deve essere devi l'unico. Uniformarti. Eh sì. Devi uniformarti. No, non solo, perché poi dopo devi darla via cercando. Devi sperare che qualcuno sia l'unico a rispondere in maniera differente al quesito, diciamo così. Cioè, i quesiti sono i più disparati. Qui vedo. Preferireste, ragazzi, essere in grado di capire gli animali o di farvi capire dagli animali? Io penso capire gli animali, però grandi, saremmo già a due punti mucca tutti quanti, quindi, e andiamo avanti così naturalmente. Il giocatore che alla fine del gioco si troverà con più punti mucca sarà quello, sarà il giocatore dichiarato il giocatore più conformista di tutti, avrà vinto la partita. Il muccoso, proprio l'effetto nel mitico effetto Mandria. Questo è effetto Mandria, è già spiegato, quindi venitelo a vedere in negozio, perché secondo me è un valido gioco soprattutto per il periodo che sta per avvicinarsi. Per giocatori conformisti. I giocatori conformisti sono quelli che adatti a questo gioco e potrebbero vincerlo. Però non è detto. Il pensiero unico. È proprio l'effetto Mandria, ragazzi. Bene, allora ragazzi, questa era l'ultima novità della settimana, quindi io vi do appuntamento al prossimo Fantamagus Week News, che come sempre escono di lunedì circa verso l'una del mattino, no, verso insomma l'ora di pranzo, praticamente continuate a seguirci, mettete mi raccomando un mi piace al video, suonate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità. Attivate la campanella più che suonarla. Ping. No, suonate. Lì c'è da schiacciare. Date da Davide a Luna. Attivate notte, allora facciamo e suonate la campanella. Facciamo in serie. Attivate le notifiche. Bravo. Va bene? Ok, perfetto. Volevo cogliere un attimo una cosa, visto che siamo in fase di saluti. Non so se hanno guardato la puntata fino alla fine. In settimana sono venute due ragazze da Rimini. Cioè, nell'era di internet, invece. Da me in negozio sono venuti a comprare il gioco perché ci hanno visto in video, quindi da Rimini sono venuti a Milano e insomma hanno fatto piacere, perché appunto nella Dintra normalmente è il contrario, cioè di solito il giocatore sta a casa e molte volte gli arriva il gioco da lontano, invece sono venuti a trovarci, hanno comprato Shite, quindi loro ottimo, magari ci vedo e le saluto, perché hanno detto che ci seguono tutte le settimane e utilizzano i nostri video proprio per rimanere informati e acquistare i vari giochi. Perfetto. Voi potete comunque trovare tutte le schede di tutti i prodotti che vi abbiamo presentato sul sito, quindi potete andare a vedere se non vi ricordate magari un numero di giocatori eccetera, le schede sono super aggiornate, e io non posso fare altro che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime Fantamagus Week News. Grazie a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao 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 a tutti. Ciao ciao. Ciao.